Ciao e benvenuti ad un nuovo video! La Fossa delle Marianne è la parte più profonda dell'oceano e ha una profondità di 10.994 metri, più profonda dell'altezza del Monte Everest. Si trova nell'Oceano Pacifico occidentale ed è uno dei luoghi meno esplorati della Terra. Tuttavia, potrebbe sorprenderti che molte creature vivano in queste acque oscure e gelide. Oggi vi mostreremo le 20 creature più terrificanti trovate nella Fossa delle Marianne. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Siamo in una profondità dove il sole non splende più e l'oscurità è nera come la pece. Uno dei pesci in agguato qui è il terrificante pesce dalla coda di topo. Questo pesce usa la bioluminescenza che gli conferisce la capacità di vedere in queste profondità oscure. Ma la sua capacità di cacciare non si ferma qui. Il pesce dalla coda di topo si basa anche sull'olfatto e sul gusto. Può rilevare l'odore dell'esca in decomposizione e persino rilevare i movimenti dei vermi nel fango sottostante. Ma ciò che rende questo pesce ancora più spaventoso è la sua eccellente capacità di sopravvivere. Il pesce dalla coda di topo può sopravvivere in acqua con un contenuto di sale inferiore all'1%, il che significa che è in grado di sopravvivere nei fiumi e persino nei laghi. Se pensi di essere al sicuro a terra, ripensaci. Questo pesce può sopravvivere fino a 3 giorni fuori dall'acqua e può muoversi sulla terraferma con l'aiuto delle sue pinne. Numero 19. I pesci di acque profonde sono spesso strani e spaventosi da guardare. Ma l'Opis stockportidae prende la torta. La sua testa trasparente lo rende unico e quasi irreale da vedere. Ma ciò che rende questo pesce ancora più spaventoso sono i suoi veri occhi. Sì, hai sentito bene, i due cerchi a forma di occhio sopra la sua bocca sono in realtà narici, mentre i suoi occhi sono all'interno della sua testa, dandogli una visione a 360 gradi del mare profondo che lo circonda. E come se non bastasse, il pesce ha anche un'altra caratteristica notevole. Non ha lo stomaco. Invece, ha un lungo tratto digestivo che si estende nella coda. Ciò significa che il pesce deve afferrare la sua preda e inghiottirla direttamente prima che possa scappare. Numero 18. Potresti iniziare a pensare che la tua paura degli squali sia forse infondata. Ippopotami e zanzare, dopotutto, mietono più vite ogni anno. Ma se dovessi tuffarti nella Fossa delle Marianne e incontrare uno squalo goblin, sarebbe piuttosto terrificante. Questa specie di squalo vive a una profondità di almeno 1300 metri ed è raramente visto dall'uomo. Lo squalo può crescere fino a una lunghezza di 22 cm e ha grandi occhi che si illuminano al buio. Ma non è la cosa più spaventosa di questo squalo. La sua mascella è così flessibile che può mangiare e torcere la sua preda mentre mangia. È qualcosa che potrebbe uscire direttamente da un film dell'orrore, ma c'è di più. I denti dello squalo si piegano verso l'interno, il che significa che la sua preda non può sfuggire dalle sue fauci mortali. Per finire, questi squali sono anche cannibali. Gli scienziati hanno scoperto che questa piccola specie di squalo mangia la sua stessa specie, rendendola ancora più spaventosa. In breve, lo squalo goblin non è qualcosa con cui scherzare e speriamo tutti di non incontrarlo mai nella vita reale mentre nuota. Numero 17. Immergiamoci più a fondo nelle oscure profondità della Fossa delle Marianne, dove troviamo il terrificante Sternoptychinae. Anche se la sua lunghezza di 12 cm può sembrare insignificante, questo pesce è in grado di divorare la sua preda in pochissimo tempo, con i suoi denti spaventosamente affilati. Questo pesce ha anche occhi tubolari che puntano verso l'alto, permettendogli di individuare la preda anche al buio. È un vero predatore, aspetta che la sua preda si avvicini prima di colpire rapidamente. Ha anche la capacità unica di illuminare il suo corpo, permettendogli di mimetizzarsi nell'oscurità e passare inosservato alla sua preda. Questa luce bioluminescente è prodotta dagli organi lungo il suo ventre, che emettono un bagliore verde-bluastro. Inoltre, il pesce può regolare la sua temperatura corporea, permettendogli di cacciare a profondità maggiori dove altri pesci non possono sopravvivere. Quindi non sottovalutarlo. Può essere piccolo, ma è un predatore terrificante ed efficiente, perfettamente adattato alla vita nelle profondità marine. Numero 16.
Potresti aver già visto le meduse, ma sapevi che ce n'è una che vive nella fossa delle Marianne e sembra abbastanza spaventosa? Questa è la medusa Bentocodon, una creatura che non ha eguali nemmeno nelle profondità più oscure dell'oceano. Non ha un corpo trasparente come le altre meduse, ma è ricoperta da una pelle rossastra e possiede circa 1500 tentacoli. Questi tentacoli non servono solo per la caccia, ma anche per impedire ai predatori di attaccare. È terrificante pensare che questa creatura abbia vissuto nelle acque oscure e fredde della fossa delle Marianne per milioni di anni. La medusa è così aliena da lasciare perplessi persino gli scienziati che la studiano. Il Bentocodon è considerata una vera rarità, perché si trova solo a profondità maggiori, dai 500 ai 3000 metri. Immagina di fare un tuffo nelle profondità dell'oceano e di essere improvvisamente attaccato da questa mostruosa creatura. Non è solo il suo aspetto a renderla così terrificante, ma anche il fatto che si è adattata perfettamente alla vita nelle profondità più oscure dell'oceano. Numero 15. I vermi zombie, o Ocedax, non si sono guadagnati il loro nome senza ragione. Queste creature raccapriccianti si insinuano letteralmente nelle ossa e si nutrono del midollo che trovano lì. E come se ciò non bastasse, si trovano nelle parti più profonde dell'oceano, dove buio e ghiacciato e dove non c'è quasi cibo da trovare. Qui, i vermi zombie si sono evoluti, mantenendosi in vita mangiando ciò che li circonda. Tuttavia, hanno anche trovato un modo unico per riprodursi. Questi vermi non hanno organi sessuali, ma sono fecondati dai vermi maschi che crescono all'interno dei loro corpi. Questi vermi maschi non hanno altra funzione e servono solo come donatori per la controparte femminile. Questo non solo rende il verme zombie terrificante, ma anche intrigantemente unico. L'idea che creature così inquietanti vivano nelle profondità oscure e fredde dell'oceano rende questo verme zombie una delle creature più spaventose della fossa delle Marianne. Numero 14. Immagina di essere in un sottomarino in un luogo dove non c'è luce o altro, ma senti uno strano richiamo lamentoso. Quando gli scienziati hanno sentito per la prima volta questo suono dalle acque intorno alla fossa delle Marianne nel 2014, sono rimasti perplessi. Nessuno sa cosa o chi ha prodotto questo suono. Ascolta. Potrebbe essere una specie acquatica che si credeva estinta? La teoria più popolare è che si tratti di un richiamo di una balena non registrato. Ma non tutti gli scienziati sono d'accordo su questo. Alcuni credono che il suono provenga da un calamaro gigante sconosciuto, oppure da un altro mostro marino. Immagina che ci sia un mostro che vive nelle profondità marine ed emette un suono così misterioso. Più di 5 anni dopo, non c'è ancora chiarezza sull'origine del suono misterioso. Infatti, da allora, sono stati registrati ancora più suoni misteriosi come il primo. Gli scienziati hanno avanzato varie teorie, che vanno da creature marine sconosciute a lontani terremoti sottomarini. Alcune persone ipotizzano addirittura che il suono provenga da esseri extraterrestri nascosti nelle profondità dell'oceano. Tu cosa ne pensi? Facci sapere nei commenti. Numero 13. Lo squalo dal collare è una creatura spaventosa che si crede risieda nelle profondità della fossa delle Marianne. Questa specie di squalo prende il nome dai numerosi fronzoli lungo il suo corpo. Sembra quasi che sia coperto di pettini, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto eccentrico. È un formidabile predatore che si avventa sulla sua preda e la inghiotta intera. E non è tutto. Questa specie di squalo è anche in grado di sporgere le fauci e allargare la bocca per poter divorare prede ancora più grandi. Ma ciò che rende davvero terrificante lo squalo è il suo modo di nuotare. Si muove come un'anguilla nell'acqua e può muoversi inaspettatamente veloce e agile. Questo lo rende un formidabile avversario per le sue prede, ma anche per potenziali nemici. Inoltre, questa specie di squalo si vede raramente e ancora non sappiamo molto del suo comportamento e delle sue abitudini. Oltre al loro aspetto spaventoso e al modo unico di nuotare, gli scienziati hanno scoperto un altro fatto interessante su questi squali. Hanno una notevole capacità di nascondersi. Hanno piccoli lembi di pelle che sembrano alghe, che li rendono mimetizzati con l'ambiente circostante e invisibili a prede e predatori. Numero 12.
Il pesce fantasma esiste davvero e si pensa sia il pesce vivente più in profondità della storia. Ha sorpreso alcuni scienziati quando è apparso sulla telecamera a una profondità impossibile di 8.143 metri sotto la superficie dell'oceano. Il pesce fantasma è anche conosciuto come il pesce lumaca mariana ed è un vero campione di adattamento. Abita le parti più oscure e profonde dell'oceano, dove pochi animali possono sopravvivere. Il suo aspetto terrificante, con la sua pelle quasi traslucida e gli occhi neri, sembrano usciti da un film dell'orrore. Il suo ambiente è così oscuro che sembra vagare in un'oscurità senza fine. Potresti notare che più andiamo in profondità, più spaventoso diventa il pesce. Ciò che lo rende ancora più spaventoso è che vive a una profondità dove la pressione è mille volte maggiore rispetto al livello del mare e dove l'acqua è ghiacciata. Eppure è riuscito ad adattarsi a queste condizioni estreme ed è uno dei pochi pesci in grado di sopravvivere a una tale profondità. È affascinante pensare che questo pesce non imploda sotto l'enorme pressione dell'acqua. La scoperta del pesce fantasma ha fornito agli scienziati molte informazioni su come le creature degli abissi possono sopravvivere a queste profondità. Numero 11. Il liopleurodonte era una vera creatura marina, vissuta circa 160 milioni di anni fa, durante il periodo giurassico. Era un rettile marino e un membro dei plesiosauri, che secondo gli scienziati sono ora estinti. Tuttavia hanno trovato fossili che indicano che vivevano nella fossa delle Marianne. Il liopleurodonte era uno dei più grandi plesiosauri mai vissuti, misurava circa 8 metri di lunghezza e pesava circa 2 tonnellate. Tuttavia, alcune fonti affermano che potrebbe raggiungere fino a 25 metri di lunghezza. Aveva grandi mascelle con denti aguzzi di circa 7 cm e poteva cacciare la sua preda a grande velocità attraverso l'acqua. I loro arti si muovevano come pagaie e i loro crani mostrano che usavano il naso per seguire le prede. Poiché i loro occhi erano puntati verso l'alto, attaccavano la preda dal basso. Sebbene secondo gli scienziati il liopleurodonte non esista più ai giorni nostri, alcune persone pensano che potrebbero ancora esistere nella fossa delle Marianne, in luoghi che magari non abbiamo ancora esplorato. Ci credi pure tu? Oppure il liopleurodonte si è estinto davvero? Numero 10. Non lasciarti ingannare dal nome innocente di questa creatura. Il polpo telescopio è una delle creature più spaventose che vivono nella fossa delle Marianne. Sembra quasi provenire da un altro mondo, con il suo carattere sfuggente e misterioso. È un maestro del camuffamento e può cambiare colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Può anche nascondersi in piccole fessure per sfuggire ai predatori. Ma la cosa più inquietante di questo polpo è la sua capacità di galleggiare. Mentre altri polpi strisciano sul fondo dell'oceano, il polpo telescopio va alla deriva nella corrente, come se fosse una creatura spettrale che galleggia nel mare. Con i suoi tentacoli lunghi e sottili e l'aspetto inquietante, il polpo telescopio ricorda quasi una creatura aliena di un film dell'orrore. Numero 9. Il megalodicopia gigans, conosciuta anche come lumaca predatrice, è uno spaventoso animale del mantello che vive nelle parti più profonde della fossa delle Marianne. Ha un aspetto spaventoso con la bocca grande e gli strani tentacoli. Potresti anche descriverli come le venere a chiappamosche del mare, poiché si nutrono di tutto ciò che attraversa il loro cammino. Questi mostri possono crescere fino a 30 cm di lunghezza e hanno un gran numero di denti aguzzi che hanno lo scopo di trattenere e schiacciare la loro preda. Cacciano pesci, molluschi e persino altre lumache predatrici che possono sopraffare rapidamente senza pietà. Ma la cosa più spaventosa di questi predatori è che si nascondono negli angoli più bui dell'oceano, dove non c'è luce né vita. Si sono adattati alle condizioni estreme delle profondità marine e sono diventati maestri nel sopravvivere in un mondo inabitabile per la maggior parte delle altre creature. Non sei contento che siano nella fossa delle Marianne invece che ad esempio nello stagno dietro casa tua? Numero 8. Il Melanocetus, meglio conosciuto come il Diavolo Nero, è una creatura spaventosa e terrificante che appartiene alle profondità dell'inferno. Il pesce vive nella parte più profonda dell'oceano, dove non penetra la luce solare e la pressione è insopportabile per la maggior parte delle altre creature marine.
Ha una spina dorsale simile ad un'antenna, con un'esca di carne attaccata ad essa che usa per attirare la sua preda più vicino. Questo pesce non ha solo un aspetto spaventoso, ma anche il suo metodo di riproduzione straordinariamente inquietante. I maschi mordono lo stomaco della femmina, si attaccano e indeboliscono un organo alla volta, finché non si fondono in un unico organismo. Tuttavia, il pesce diavolo nero è anche un maestro del camuffamento, può adattare il suo corpo all'ambiente circostante, rendendolo quasi invisibile alla sua preda. Può anche aprire enormemente la bocca, permettendogli di ingoiare prede ancora più grandi. Numero 7. Ecco l'anfipode mangiatore di legno. Queste creature simili a gamberetti vivono a profondità vertiginose nella fossa delle Marianne e si nutrono niente di meno che di legno. Può sembrare un'idea folle, ma questi crostacei si sono adattati al loro ambiente oscuro e vasto e sono diventati esperti nella ricerca di relitti affondati al tragetti di legno. Questi gamberetti inquietanti e trasparenti possono crescere solo fino a 5 cm di dimensione. E mentre la loro dieta può sembrare strana, è un affascinante esempio di come la vita oceanica si sia adattata a circostanze inaspettate. Il regista James Cameron, noto per film come Avatar e Terminator, è un appassionato subacqueo e avventuriero che non ha paura di una sfida. Durante una delle sue immersioni ha visto e filmato questi anfipodi, dando al mondo uno scorcio di queste terrificanti creature in agguato a grandi profondità nelle nostre acque. Numero 6. L'anguilla pellicano è una terrificante creatura degli abissi che vive a grandi profondità e sembra essere uscita direttamente da un incubo. La sua bocca è così grande che può ingoiare prede molto più grandi di lui. Questi predatori hanno un modo unico di allungare le mascelle per catturare e mangiare la loro preda. Tutto ciò li rende una delle creature più temute delle profondità marine. Queste creature raccapriccianti di solito stanno vicino al suolo quando non cacciano e aspettano pazientemente qualcosa da mangiare. La loro grande bocca può anche essere usata per spaventare gli intrusi. Sebbene non siano direttamente pericolosi per l'uomo, l'idea di trovarsi faccia a faccia con una bocca così gigante che può allungarsi e inghiottire tutto è già abbastanza spaventosa. Vedere queste bizzarre creature sul fondo dell'oceano può sicuramente darti i brividi. Uno dei fatti più interessanti sull'anguilla è che i maschi di questa specie si trasformano in parassiti. Quando trovano una femmina, mordono il suo corpo e si assorbono completamente, lasciando dietro di sé solamente un paio di testicoli per riprodursi con la femmina. Questo comportamento riproduttivo bizzarro e spaventoso rende questo pesce ancora più strano e inquietante di quanto non fosse già. Non sei d'accordo? Numero 5. Il calamaro vampiro è senza dubbio una delle creature più terrificanti nelle acque profonde della fossa delle Marianne. Con il suo colore scuro e gli occhi rossi, sembra uscito direttamente da un film dell'orrore. Tuttavia, questo calamaro non ama bere il sangue e il suo aspetto non gli ha dato il nome. È stato scoperto durante spedizioni a profondità comprese tra i 250 e i 6000 metri di profondità. Il calamaro vampiro non è solo spaventoso da guardare, ma ha anche alcune caratteristiche uniche che lo rendono uno dei predatori più spaventosi nelle profondità marine. Ad esempio, ha tentacoli dotati di ventose piene di piccoli denti. Questi tentacoli sono usati per catturare e uccidere le prede, impedendo loro di sfuggire quando vengono prese dal calamaro. Ma il calamaro vampiro ha anche un'altra caratteristica notevole. Ha un'incredibile capacità di cambiare colore e ingannare la sua preda. Adattandosi all'ambiente circostante, può rendersi quasi invisibile, aspettando di colpire al momento giusto. Non c'è da meravigliarsi che gli scienziati siano così affascinati da questa creatura, ma allo stesso tempo è comprensibile che le persone che vedono questo calamaro per la prima volta tremino di paura. Numero 4. La Opuroidea sono echinodermi strettamente imparentati con le stelle marine. Vivono nelle profondità della fossa delle Marianne e hanno arti sottili e fragili che possono facilmente staccarsi. Nonostante la loro fragilità, hanno la capacità di liberarsi degli arti e rigenerarli, permettendo loro di difendersi dai predatori. Altre specie sono persino velenose e possono avvelenare i loro aggressori. Questa creatura marina è un affascinante esempio di vita nelle profondità marine dove le condizioni sono estreme. Vivono a profondità dove poche altre creature possono sopravvivere, in ambienti freddi, bui e privi di cibo.
Eppure hanno una popolazione fiorente e sono residenti importanti di questo sconosciuto mondo sottomarino. Sebbene la creatura marina possa non sembrare così spaventosa a prima vista, l'idea che possa liberarsi degli arti, avvelenarsi e rigenerarsi è piuttosto inquietante. È un promemoria dell'imprevedibilità e del mistero del mare profondo e delle creature affascinanti, ma a volte spaventose che lo abitano. Numero 3. Lo Stomidae è uno dei pesci di acque profonde più popolari e spaventosi della Fossa delle Marianne. Con la sua bioluminescenza e il suo organo simile a una canna da pesca, attira la sua preda nell'oscurità del mare profondo. La verga luminosa che spunta dalla sua fronte lo rende quasi invisibile alla sua preda, finché non è troppo tardi. Il pesce può anche stendere la mascella e ingoiare la preda intera, e le sue zanne assicurano che non ci sia scampo. Ma non è solo il modo in cui caccia a renderlo così spaventoso. Il suo aspetto è come se fosse uscito direttamente da un incubo, con grandi occhi vuoti e uno sguardo sinistro. Oltre al suo aspetto spaventoso e al metodo di caccia, il pesce ha un'altra caratteristica inquietante. Può gonfiare le pinne e ancorarsi al fondo dell'oceano per proteggersi dagli attacchi. Questo rende quasi impossibile muoversi e può essere pericoloso se ti avvicini troppo come subacqueo. Numero 2. Il Dumbo Octopus può sembrare carino per alcune persone, ma è un fantasma dell'oceano che si muove silenziosamente nell'acqua. Vive a profondità estreme tra i 3.000 e i 4.000 metri, che è più profondo delle vette più alte della Terra. Il suo corpo trasparente a forma di campana sembra alieno e ha un paio di pinne che ricordano le orecchie di elefante che usa per muoversi. Questo è uno dei motivi per cui il polpo prende il nome dal famoso personaggio Disney, Dumbo l'elefante. Grazie al suo corpo gelatinoso può resistere all'alta pressione del suo ambiente di mare profondo. Sono visti raramente dagli esseri umani e di solito vengono studiati attraverso esemplari catturati dalle navi da ricerca. Sebbene non rappresenti una minaccia per gli umani, l'idea di incontrare questa creatura aliena può essere piuttosto inquietante, non credi? Numero 1. Il dente di zanna è un vero scherzo della natura e appartiene ai pesci con pinne raggiate. Tutto in questo pesce fa paura, ma spiccano i suoi denti aguzzi. Si dice che cacci la sua preda con un ringhio spaventoso e viva a profondità estreme, dove poche altre creature possono sopravvivere. Sebbene sia piuttosto piccolo, lungo circa 15 cm, è una creatura marina piuttosto feroce. È un carnivoro e caccia altre creature di acque profonde, come calamari e crostacei. I suoi occhi sono grandi, ha un eccellente senso dell'olfatto e ha la capacità di rilevare i campi elettrici. Ciò che lo rende ancora più interessante è che può sopravvivere fino a 5 settimane senza cibo, grazie al suo metabolismo lento. Non si sa esattamente perché sia chiamato così, ma è probabilmente a causa dei suoi grandi denti affilati come rasoi che sporgono dalla sua mascella. Questi denti sono i più grandi in proporzione al suo corpo di tutti i pesci dell'oceano. Quale creatura degli abissi ti ha spaventato di più? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.